Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi faccio una cosa che non mi succedeva da un sacco di tempo, cioè vloggare con il telefono. E vi spiego brevemente perché. Nell'ultimo vlog, non so se avete notato, la macchinetta aveva qualche problema con la messa a fuoco. Ecco, già ieri volevo vloggare, non si accendeva, cioè si accendeva ma l'obiettivo rimaneva dentro. Ho riprovato e riprovato, niente. Poi stamattina ho detto, vabbè, magari oggi si riaccende, oggi non si è proprio accesa. Non si accendeva. Quindi è andata. Sono gioiosa come una Pasqua proprio. Questo for the artrimony. Che si deve fare? Sono investimenti per una cosa che mi piace e che a voi piace. Quindi si fa, insomma. Ho già dato un occhio a quale macchinetta potrei prendere, visto che quella lì che avevo prima, dopo ve la faccio vedere. È molto grossa e molto pesante. Per i vlog non era adatta, però l'ho portata avanti per tipo 3-4 anni, forse anche di più. Quindi direi che è ora di cambiarla e soprattutto di prendere una compatta. Che appunto ho già visto quale prendere e o oggi o domani la prendo, adesso vediamo. Comunque appunto devo fare colazione, che stamattina mi vedo con Desiree, ragazzi, la mia amica storica Desiree, che tutti ogni tanto se la dimenticano. Non è che non ci sentiamo più, semplicemente io lavoro, lei lavora e sapete che è un po' complicated, però insomma si fa. Per colazione mi mangio questo yogurt qui che sta diventando uno dei miei preferiti. Io dovete sapere che gli yogurt non li mangio troppo volentieri, quindi questo va bene. E poi ci mangio anche due di questi biscotti che mi piacciono un casino. Non so di che marca siano perché mia madre li ha tagliati male, però sono tipo alla frutta secca, insomma, buoni. Scusate questa ripresa dal basso. Poi ho questi bellissimi capelli gonfi che li ho lavati ieri, però li ho lasciati asciugare all'aria, poi li ho pettinati. Oggi vorrei riuscire a farci qualcosa in realtà. Comunque, una notizia, ragazzi, io sono un po' appassionata di questi gossip in giro per il mondo, eccetera. Hanno annunciato questa mattina, quindi mi sono svegliata con questa lieta novella, Meghan, quella che si è sposata con Harry, è incinta, ragazzi, e vi dirò di più, io l'avevo già capito. E a volte mi chiedete, Ila, ma come fai a capirlo? Semplicemente dai dettagli. Cioè, c'è stato un matrimonio reale qualche giorno fa, tutte erano col vestitino carino attillato, lei si è presentata col cappotto, cioè raga, col cappotto sbottonato, tutto largo, e tu ti chiedi, forse ha sbagliato, cioè stava andando da qualche altra parte e si è imbucata, oppure è incinta, ragazzi, è incinta. Avremo un altro principino o principessa, poi devo dirvi un po' di news che sicuramente vi piaceranno e che potranno portare tanti benefici anche a voi. Ok, ho finito di fare colazione. Mi è uscita questa macchia, non lo so, forse mi sono grattata. Vabbè. Comunque, vi volevo parlare di una applicazione che non è sponsorizzata e semplicemente, secondo me, è tipo una figata e finché dura. Questo bonus che fanno ve lo voglio comunicare. Praticamente su Instagram già ve ne ho parlato e riparlato. Moltissimi siete stati interessati. Si chiama Yap ed è un'applicazione di credito, cioè ti crea proprio una carta online del circuito Mastercard. Quindi, ragazzi, se l'ho fatto io è super affidabile, vi posso assicurare, perché moltissimi mi hanno chiesto questa cosa e non si fidavano. È tutto vero, è tutto tranquillissimo. Praticamente, se voi scaricate questa applicazione dal link che io vi lascio qua sotto, fate tutti i passaggi perché vi dovete registrare con la carta d'identità, dovete aspettare un po' che vi verificano l'account e poi una volta che vi crea l'account, ricaricate la carta sia collegando un'altra carta oppure dal tabacchi, dipende insomma come volete fare, di 0,10 centesimi come minimo, logicamente. Fatto questo, vi arriveranno 10 euro di bonus. Quindi, facendo questo, vi arrivano 10 euro a voi e 10 euro a me. Finché c'è questo bonus, io direi che dovete approfittarne, anche perché, come mi hanno scritto tantissime in direct, è un modo per fare anche una nuova carta di credito e tutto quanto. Quindi, vi ripeto, qua sotto trovate il link. Se vi va, andatevela a fare. Vi scrivo anche se non vi si apre l'applicazione dal link cosa dovete inserire come codice promozionale. Secondo me è un'idea geniale, anche perché quest'app è abbastanza recente. Quindi, appunto, hanno messo questa cosa del bonus per farsi conoscere ed è super, super figo perché io adesso il bonus posso offrirvelo a voi, ma quando voi avrete fatto tutto, eccetera, poi siete anche voi che potete invitare i vostri amici a vostra volta, quindi ricevere altri 10 euro di bonus. È una figata, secondo me. Se volete altre info, non scrivetemi qua sotto nei commenti perché mi perdo. Se mi scrivete su Instagram, vi faccio scorrere adesso il nome, è meglio perché lì riesco a rispondere più facilmente. Comunque, detto ciò, adesso io mi devo iniziare a preparare. Lo yogurt non l'ho finito neanche tutto, quindi andiamo su. Madonna, oggi
C'è una bella giornata. Non capisco perché a quasi metà ottobre facciano ancora 30 gradi, ma dettagli, questo è riscaldamento globale, vedete? Mi trucco e ho acceso prima il computer perché voglio guardarmi RuPaul Drag Race, la 10ª stagione, che è tutto ieri che sono in fissa, ragazzi. Quindi trucco e parrucco e ci rivediamo dopo, che devo anche rifare il letto. Sto guardando la 9ª puntata di RuPaul. Mi sto truccando e alla fine ho optato per questo look sul rossiccio violetto. Ho utilizzato la nuova collezione, questa qui di Nabla. Ho utilizzato 1, 2, 3 e 4 questi colori più sul viola rossiccio. E volevo farvi vedere la macchinetta che vi dicevo. Utilizzavo prima, che è pesantissima. Vedete, già sull'obiettivo pesa tantissimo. E questa è la Samsung NX3000. Io le cose le tengo abbastanza bene. Infatti vedete, lo schermo non è neanche troppo graffiato, a parte vabbè le ditate. L'unico problema è l'obiettivo. Si era già ammaccato qualche tempo fa perché a Madrid mi era cascata e da lì l'obiettivo è un po' sfarfallato. E da oggi proprio mi ha abbandonato. Guardate, io l'accendo. Non si accende. Cioè io premo il pulsantino e non si accende. Quindi bye bye cara amica, sei stata preziosa però. Adesso finisco il look. Tra l'altro mi si è un po' macchiato l'ombretto qua, quindi sto cercando di risfumarlo. Ma a parte quello, devo dire che mi piacciono abbastanza. Poi ho utilizzato anche questo eyeliner qui, il Dazzle Liner di Nabla, che sono fantastici. Original Sin. Vabbè, mascara, e adesso devo finire. Sono arrivata in metro. Alla fine il look finito è così. I capelli li ho lasciati così. Ho messo questa maglia che è tipo troppo frufru e carina. Ho messo un jeans nero e le Vans. Adesso aspetto Daisy, che dovrebbe arrivare su questa metro. Così lo salvo e basta. Eccoci arrivate finalmente. Siamo io con le mie scarpe sobrie. E io con le mie ciabattine. Daisy con le ciabattine a metà ottobre, ragazzi. Eccoci. Guardate come siamo fashion. Io con la manica frufru, lei tutta così alla Giulia De Lellis. Che hai detto, ha consigliato Giulia De Lellis di andare da H&M. Ok, quindi adesso ci facciamo un giro e poi andiamo a mangiare da Ginger. La mia prima volta ve la faccio vedere. Eccoci da Ginger, ragazzi. Adesso vi faccio un po' vedere il menù. Adesso vediamo cosa scegliere. Desi andrà su una cosa light, crede? E è pieno di roba. Allora, prima questo era un uovo in camicia. Queste erano delle patate e questa era l'insalata. Poi abbiamo mangiato tutto, comunque è buonissimo, vero? Passaggio obbligatorio da Disney Store come sempre. E poi siamo andate da quel negozio di scarpe a provarne una. Raga, ho trovato un paio di Jeffrey Campbell top. Solo che non me la sento di spendere 200 euro per un paio di stivaletti. Quindi io e Daisy adesso stiamo camminando. Poi alle 4 devo andare via. Anzi, in teoria loro sono 2:30. Perché per le 3 dobbiamo andare a prendere la metro, lo sai? Così arriviamo in tempo. Che devo andare da Leroy Merlin a vedere la nuova vasca. Che poi non è una vasca, ma è una torcia. Questa penso sarà l'ultima clip con Daisy. Saluta, ciao, e ci rivedremo presto. Ciao, dai, ci rivedremo presto, Daisy. Sopra... senza di voi. Senza di voi, cioè non senza di me, senza di voi, va bene. Ci facciamo andare bene. Ah, adesso dobbiamo andare a guizzare enorme. Zara enorme e poi andiamo. Ciao Giorgio, ciao. E le docce dove erano? Di là? Abbiamo già scelto la doccia, che in realtà sarà grande come la vasca, ma fatta a doccia. Tipo così, praticamente. Fatta in questo modo. Però il pavimento è bianco. E basta. Questo è. Quindi tra un po' doccia nuova. Io sto morendo di fame perché a pranzo ho mangiato quelle due uova in camicia. E basta. Quindi ho fame. Fame, fame, fame. E ho notato che mi stanno continuando ad arrivare i bonus di Yap che state facendo. Quindi mi fa piacere perché è un modo di un guadagno reciproco, no? Ci sta sempre. Potete spenderlo online. Io ho appunto comprato la macchinetta, quindi anche grazie a voi. Ripeto, se volete scaricarla, il link è qua sotto. Dovete fare la ricarica di 10 centesimi e vi arrivano i soldi. L'unica cosa, dovete essere maggiorenni, che forse prima non l'ho detto. Ok ragazzi, sono tornata a casa. Ho fatto uscire un pochino Gwenda. Ciao amore mio.
Sempre più scapigliato sto cane. Adesso andiamo su perché mi sono arrivati un po' di pacchetti, così li apriamo. Poi faccio vedere cosa ho preso da Zara. Sì, alla fine ho ceduto. Quindi andiamo su a scoprire i pacchettini. E qui c'è un'altra cosa di Zara che avevo rimandato indietro. Avevo chiesto di cambiare la taglia a due cose, quindi adesso ve le faccio vedere. Allora, adesso in questa super inquadratura che sicuramente non mi valorizza, vi faccio vedere. Prima cosa da MAC, ho preso le mie prime cose con lo sconto da Makeup Artist, quindi sono super emozionata. Si può dire che le ho prese praticamente apposta, però no, vabbè, sono due cose che volevo, che mi servivano. Prima ho preso un ombrettino di questi qua singoli, che è la prima volta che li provo, ed è un bianco semplicissimo, perché potrà sembrare scontato, ma il bianco così gesso in una palette ombretti singoli è difficile. Quindi ho preso questo, mi sembra abbastanza valido, vediamo. E poi ho ripreso il mio amato Pro Longwear Concealer, questo è uno dei migliori in assoluto. NC20 è il mio colore, quello qui. Per la rubrica acquisti utili ho comprato un avvitatore, storia lunga, affascinante, però questo è un avvitatore a batteria, forse meno di 20 euro su Amazon, perché appunto sto mettendo le mensole per i fanco anche di qua, solo che avvitarlo con il cacciavite a mano a quelle altezze dove non arrivo molto bene è un po' complicato, soprattutto perché a me piace fare le cose da sola, perché sono dura, insomma. Ho preso questo, ho detto magari faccio prima, spero, comunque fa sempre utile, perché anche mio padre a volte lo cerca, deve sempre chiedere in giro. Questo dovrebbe essere abbastanza carino, fatto così, lo ricaricate e qui ci stanno le punte, che sono anche tantissime, guardate, direi che ci sta, così una cosa diversa. Adesso torniamo a noi con le nostre cosine futili, vi faccio vedere le cose di Zara. Allora, alcune cose mi piacevano ma non mi andava di comprarle, quindi le ho scansionate sull'applicazione, poi semmai le comprerò più avanti. Raga, uno stivaletto da paura che molto probabilmente comprerò subito, non c'era la misura, quindi ho preso questo cappello. Adesso ricominciamo con i cappelli, guardate che colore pazzesco, questo è tipo un verde lime, e c'è anche il maglione uguale di quelli a collo alto, che purtroppo però non c'era la misura, perché io di quelli là, visto che sono enormi, porto una SXS, devo rivedere quello che ho, poi lo compro. Quindi nel frattempo ho preso il cappello dello stesso colore, vi faccio vedere il codice e il prezzo con Gwenda davanti. Poi è fantastico, questo vlog è un po' casareccio, un po' così. Poi quest'altro cappello nero con tutti i brillantini, già mi ci vedo a Londra con questo, eccolo qua. E poi ho preso questo pantalone per seguire la tendenza, anche se non vado molto pazza per il leopardato, proprio anche per cambiare, perché sennò la tendenza pitonato già ce l'ho in abbondanza. Quindi ho preso questo pantalone che è molto molto morbido, a palazzo leopardato, un po' trash, un po' così. Questo è il codice e il prezzo. Adesso invece apriamo il pacco su cui siete, tra l'altro, che è quello di Zara. Poi devo finirmi dopo di vedere la puntata di RuPaul, che stamattina non l'ho finita, e poi vorrei registrare il What's on My Phone. Ne approfitto che sto truccata per una volta. Avevo preso questa maglia che è molto molto basica, vedete, bianca così con lo scollo a V, solo che avevo preso una M ma era troppo statica, normale, non mi piaceva, quindi ho preso una L. E poi queste sono una chicca, sempre per rimanere sul trash, sul poco trash, che però sono pitonati, guardate che meraviglia. Questi leggings, che in realtà sono più tipo pantaloni, perché vedete qui hanno anche la cernierina. Avevo preso una M, non mi stavano, raga, quindi ho dovuto prendere una L, l'ho cambiati. Questo è il codice, perché vestono molto stretti e all'interno sono tipo felpatini, sono molto duri da tirar su. Adesso me li provo e vedrò. Stesso modello, l'ho preso però pitonato, classico, e vi faccio vedere il codice anche di questo. Quindi me li provo e nel caso appunto semmai li rimando indietro. Visto quando ce l'abbiamo fatta a far vedere tutto, forse visto che ci sta vi faccio vedere anche questa cosa di Origins, che mi è arrivata sempre da Octoly e me ne sono innamorata. Sono già 4 volte che la faccio, perché mi è arrivata la settimana scorsa, ed è una maschera al miele e carbone purificante. Ragazzi, è pazzesca, guardate anche la scatolina con le apette sopra, è fatta così e poi non si percepisce che è tipo metallizzata, cioè vedete che c'è tipo dei riflessi metallizzati. E mi è arrivata con annessa spatolina, questa qui in silicone, per applicare le maschere. Ripeto, ve l'ho già detto nello scorso vlog, i prodotti della Origins per la skincare mi fanno impazzire. È appena uscita
sentito il primo tutorial Halloween ispirato a Violet Beauregard. Quando vi ho caricato il post su Instagram vi è piaciuto tantissimo, quindi ho registrato anche il tutorial. Domani me ne metto a fare un altro e appunto stasera poi registro con il iPhone. Ho messo in carica il trapano elettrico, così dopo monto queste altre due mensole. Ho provato i pantaloni, questi qua. Quello chiaro, raga, non mi si allaccia lateralmente, cioè non è adatto a persone con la parte larga dei fianchi. Però se siete più magre siete fortunatissimi perché sono bellissimi. Quindi dovrò rimandarli indietro, la maglietta va bene. E adesso mi voglio provare questo nero nella speranza che mi vada bene, che sia diverso come tessuto rispetto a quello chiaro, ma non lo so. Quindi adesso pubblico la stories dove vi dico appunto che è uscito questo look e poi mi metto a fare tutte queste altre cose. E volevo dirvi un'altra cosa riguardo al trucco, perché ho notato una differenza sostanziale da quando utilizzo questo prodotto per fare le sopracciglia. Più che prodotto in sé, il pennello. Raga, mai provato un pennello così buono per le sopracciglia. Infatti, quando sono andata ad incontrare Anastasia a Milano, me l'avevano regalato nel sacchettino regalo. E io sono andata a comprarne altri due da Sephora, altri due, perché ho detto, questo pennello se me lo tolgono dal commercio alla fine, quindi precauzione, ne ho presi due. Questo qui, una meraviglia. Una meraviglia, se avete problemi le disegnarvi le sopracciglia, con questo state a cavallo, cioè fa tutto lui, ed è il numero 12 perché ce ne sono diversi. Quindi niente, detto ciò, volevo darvi questa chicca. Comunque strano ma vero, questi qua neri mi sono entrati, guardate, si sono chiusi, stanno anche bene. Quindi non capisco se il problema lo hanno con gli altri più chiari. Comunque questi me li tengo, che comunque erano quelli che preferivo. Arrivata all'11ª puntata, raga, io sono innamorata di lei, di Aquaria. Cioè c'ha un viso che già da ragazzo, guardate, lo sento alla perfezione, figuratevelo truccato da donna. È pazzesca. Però non chiedetemi chi è la mia preferita di questa stagione, perché non lo so. Cioè, ce ne sono diverse. La mia preferita in assoluto di tutte le stagioni, che mi è rimasta proprio nel cuore perché è stata la prima a cui mi sono affezionata, che ho cominciato a seguire, eccetera, è Raven. Poi vabbè, ci sono state Alyssa Edwards, Alaska, Adore Delano, insomma, tantissime. Ok, doccia fatta, mi sono struccata. Non ho fatto in tempo a registrare l'intro del What's on My iPhone, spero di riuscirci domani e registrare anche il video, così poi lo monto e per giovedì è pronto. Tra l'altro ho anche appena caricato il post make uposo di Halloween sulla mia pagina di Instagram e vi sta piacendo tantissimo. A parte questo, vi devo dare questa brutta notizia. Per alcuni sarà brutta, perché ad esempio per me non lo è, però a volte la vita ci porta a queste scelte difficili e complicate, soprattutto sofferte, ripeto, tra parentesi, per qualcuna di noi, e io ve lo dico. Però ecco, non prendetela troppo sul personale, ho tirato fuori i pigiami invernali. Ragazzi, è successo, io la notte mi muoio letteralmente di freddo. Non ho messo la coperta, logicamente, ho soltanto il lenzuolo e una copertina sopra, che è questa cosa qui grigia. Però in più ho tirato fuori tutti i pigiami invernali e ve ne faccio vedere un po', che sono lì sul letto, a parte vabbè i trucchi e gli acquisti. Quindi pigiama, maniche lunghe e pantaloni lunghi, sto arrivando. Cena fatta, mi sono mangiata il tomino, raga, il mio formaggio preferito, e i peperoni agrodolce col mio pigiamino lungo. Adesso vado a vedere il GF, che in teoria è già iniziato. Guardate che cosa scioccante, Malgi di nuovo. Siamo mia queen. Allora, scusate la mia miss, sono un po' sfranta perché sono tipo quasi le 2 e Gran Fratello non è ancora finito. Cioè, questa cosa deve finire, perché inizia sempre tardi e finisce tardi. Guardate la mia faccia. Vabbè, comunque anche questo vlog è andato. Io adesso mi lavo i denti, mi metto l'apparecchio che sta qui dentro, fantastico, queste chicche che vi porto, mi lavo la spugnetta che ho usato e me ne vado a dormire. Spero questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere. Prossimo vlog con la nuova macchinetta. Detto ciò, vi mando un grosso, 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 immenso bacione e ci vediamo al prossimo video.